Salve Toasters, benvenuti in questo update che sarà forse il più importante degli ultimi tempi. Ci sono buone e cattive notizie, quindi ho quasi paura. Iniziamo dalle cattive così me le levo di torno. Vado diritto al sodo. I let's play attualmente in corso, dimenticateveli. Per le spray attualmente in corso intendo Investigation, Mario e Luigi, Pikmin, quelli sospesi da secoli, ossia Ocarina, che so, My Sims Agents, cose così, dimenticateveli. Le motivazioni sono semplici e ne ho già parlato recentemente in qualche video e anche sul mio account Facebook Danny Toaster. Non ho più voglia di fare let's play, ma all'inizio pensavo che appunto sì, questa mancanza di voglia si riferisse ai let's play e basta. Ma poi mi sono accorto che si riferisce a quel genere di let's play che non è propriamente let's play, perché let's play vuol dire giochiamo. Quindi dovrei prendere un gioco e narrare così spontaneamente e giocare senza avere l'obbligo di seguire una traccia precisa o cose così. E non si può fare, a mio parere, più un let's play di un gioco che già conosci, che è molto lungo. Appunto, cioè, se faccio un gioco al 100%, in cui seguo appunto una traccia precisa, ed è un gioco molto lungo, questo non è un let's play, è un walkthrough. È appunto questa cosa che mi sta allontanando da questo genere di video. E anche un'altra cosa, appunto, come ho già detto, il fatto di aver già giocato il gioco in sé. Se io non lo gioco, ho più voglia a giocarlo e le reazioni sono diverse. Investigation, cioè, forse è tutto il contrario di ciò. Proprio il let's play meno let's play. L'ho detto anche io, è un let's translate. Era un let's translate. E questo è quanto. Sì, penso di aver già detto più o meno tutto. Quindi non ho intenzione di non fare più let's play, ma cambierà la concezione dei let's play, il ritmo e tante altre cose. Da ora in poi farò soltanto un let's play alla volta e di un gioco o appena uscito o recente, ma soprattutto che non abbia mai giocato. Ve lo dico già, il prossimo che farò sarà, cioè il primo di questa serie di new let's play, potremmo definirli così, sarà Yoshi Woolly World, perché suppongo, almeno si dice che dovrebbe uscire a breve, quindi si suppone o aprile o maggio, marzo ormai ne dubito. Quindi per questo periodo farò meno video, mi concentrerò sull'Acrom e insomma sulla scuola. E farò lotte wifi, Toast Game Show una volta al mese come al solito, e questi progetti minori che sono ad esempio Let's Run. Quindi per l'appunto ho intenzione di realizzare nuovi tipi di video. Se me ne suggerite qualcuno nei commenti non mi dispiacerebbe affatto, perché sono un po' a corto di idee. Il let's run di certo non è l'idea più originale, però insomma ci può stare. Farò soltanto Toad per adesso. Poi farò video un po' più casuali, che non devono essere per forza let's play, ma saranno semplici gameplay a giochi vari. Non so se vi ricordate la serie Uno Sguardo A, ecco, ho intenzione di continuarla. E farò altri video nel genere del domande e risposte, o insomma le varie scenette, penso che abbiate già capito. Perché vedo che sono molto graditi e insomma contribuiscono a dare quell'identità al canale che si è già quasi consolidata. Per quanto riguarda gli streaming, sono in dubbio a dire il vero. Vorrei farne altri, solo che ho notato che sono poco seguiti, quindi ne farò giusto uno ogni tanto e mi limiterò al sabato sera. Cioè sabato sera, per sabato sera non intendo, che so, le 8, ma intendo un po' più tardi, verso le 10. E la domenica pomeriggio, come li facevo nel 2012-2013.
Ma per ora non ho molto da dirvi riguardo a ciò. Sì, riprenderò gli streaming, ma non così frequentemente. E questo è quanto. Sì, penso di aver detto più o meno tutto. Ora una notizia positiva, finalmente. La notizia positiva è che ho comprato, giusto poco fa, qualche ora fa, una nuova scheda d'acquisizione. Mi deve ancora arrivare, logicamente. E mi permette di registrare in HD a 60 fps. E da ora in poi caricherò un video con questa qualità. Farò l'unboxing in settimana, se arriva. E da lunedì prossimo, per lunedì prossimo Nintendo Domani, ma intendo il 9, inizierò con i video con questa scheda d'acquisizione. E farò come al solito Smash, Mario Kart, insomma, gameplay un po' più spontanei online. E i let's play, insomma, i let's play riprenderanno. Anzi, il let's play riprenderà, cioè inizierà quando appunto uscirà Yoshi Woolly World. Nel frattempo potrei fare appunto qualcosa di meno impegnativo. Continuo, cioè finisco il Let's Run perché mancano soltanto due video, o tre massimo. E mi invento qualcos'altro. Boh, si vedrà. Questo è tutto. Ricordatevi di suggerirmi qualcosa che vorreste vedere nei commenti. Non mi dispiacerebbe, non per forza nell'ambito videoludico, anche che ne so, informatica, non elettronica perché nell'hardware non me la cavo molto bene. Insomma, nel software più che altro. Basta. That's it. Non venite ad assalirmi con i forconi anche perché non sapete dove abito. Quindi viene un po' difficile. A meno che non fate esplodere tutta la Sicilia come farebbe Baldovino. E basta. Bye bye.